Ciao amici a Spills e benvenuti a questa nuova puntata della domenica. Continua la serie dedicata ai sensori per astrofotografia e in questa puntata nello specifico andremo a vedere tre aspetti molto molto importanti, tre aspetti tecnici dei sensori che determinano, diciamo, l'efficienza del segnale che viene catturato dal sensore, quindi l'efficienza vera e propria del sensore. E nello specifico andremo a parlare di efficienza quantica, del range dinamico, quindi del convertitore ADC in bit, quindi che cosa vuol dire una camera 12, 14 o 16 bit, ed infine andremo a parlare di un altro aspetto molto molto importante che è la full well capacity. Ma prima di cominciare con questa puntata, ragazzi, come sempre vi ricordo che se vi piace il canale di AstroPills, volete supportare la mia causa di divulgazione astronomica ed astrofotografica, iscrivetevi al canale e cliccate sulle campanelle in basso per attivare le notifiche ed essere avvisati ogni volta che pubblicherò nuovi contenuti. Invece, se volete seguirmi sulle pagine social, la pagina Facebook, il profilo Instagram, volete iscrivervi al canale Telegram o vedere gli scatti che faccio sulla pagina di AstroBin, vi lascio i link in descrizione. Ma partiamo con la puntata di oggi senza perdere troppo tempo. E nella puntata precedente, sappiate che questa è una serie, vi lascio il link alla puntata precedente in alto, dove abbiamo parlato, insomma, dei formati dei sensori e di altri aspetti un po' più basilari. Oggi scendiamo nel dettaglio tecnico e partiamo con il parlare innanzitutto del primo di questi tre, l'efficienza quantica. Che cos'è l'efficienza quantica di un sensore? Spesso si legge questo valore QE, Quantum Efficiency, ed è un valore che è espresso in percentuale. Il valore di efficienza quantica indica la capacità del sensore, o meglio dei fotoresistori del sensore, di catturare elettroni. Che cosa vuol dire più nello specifico? Un sensore che ha un'efficienza quantica del 50% vuol dire che, ovviamente un valore statistico indicativo, è in grado di, su ogni due fotoni che vanno a impattare sul sensore, sul fotoresistore, uno di questi due viene registrato. Quindi ecco, è un termine probabilistico di efficienza, di quanto riesca a convertire i fotoni poi in cariche elettriche, in elettroni. Camere invece che hanno un'efficienza quantica più alta del 70-80%, come è facile immaginare, vuol dire che riescono a convertire e a catturare molto più facilmente i fotoni e a convertirli in elettroni. Le camere CCD hanno solitamente un'efficienza quantica molto molto superiore rispetto ai CMOS, anche se ci sono dei CMOS moderni che hanno un'efficienza quantica molto alta, anche del 90%, ma diciamo che il range medio dei CMOS si attesta intorno al, diciamo, tra il 50 e il 75-80%, anche se, come vi ho detto, ci sono delle eccezioni. Invece i CCD tendono ad avere un'efficienza quantica molto alta, alcuni sensori arrivano addirittura al 95%. Che cosa va a determinare un'efficienza quantica alta o bassa? Uno, diciamo, degli elementi che è presente sul sensore che ha un forte impatto, una forte influenza su questo valore, è un dispositivo che viene chiamato con la sigla ABG, che sta per Anti-Blooming Gate. Il blooming è quel fenomeno che si verifica soprattutto sulle camere CCD che sono sprovviste di questo anti-blooming gate, e sostanzialmente quando un resistore, un fotodiodo, raggiunge la massima capacità di assorbimento del fotone, quindi di conversione in carica elettronica, e si va a saturare, le cariche cominciano a invadere i fotoresistori che si trovano immediatamente nelle vicinanze, e quindi è da immaginare come se è un secchio che traboccasse. A proposito di secchio, questo sarà, diciamo, l'oggetto che menzionerò di più in questa puntata, perché il secchio, a mio avviso, è l'analogia migliore quando si vuole parlare dei photo bucket, quindi dei pixel del sensore che poi vanno a raccogliere la luce e a convertirla in carica elettrica. Quindi questo dispositivo, l'anti-blooming gate, quando una camera ne è sprovvista, è vero che va incontro al fenomeno
di blooming, quindi bisogna fare attenzione a non saturare il segnale raccolto, altrimenti si creano queste linee che sono abbastanza terribili. Ma è altresì vero che dà una maggiore efficienza quantica, perché uno di appunto questa gabbia che impedisce lo spilling, per dirla in inglese, o comunque il traboccare di cariche elettroniche, è qualcosa che va a limitare. E sempre riprendendo l'esempio del secchio, voi immaginate un secchio che abbia, ecco, un bordo abbastanza importante, contro invece un secchio che ha un bordo che è praticamente un foglio di carta. È facile immaginare che la pioggia che cade, le gocce che cadono in questo secchio, è più facile il secchio con il bordo, spesso chiamiamolo così, che vada a impattare il bordo invece che entrare dentro il secchio. Ci sono anche altri aspetti che riguardano la natura costruttiva del sensore, non entriamo nel dettaglio, ma ecco, questo è quello che determina l'efficienza quantica. Un'altra efficienza quantica vuol dire che voi, paragoniamo un sensore con il 90% di efficienza quantica, contro il 50%, beh, il sensore che ha un'efficienza quantica superiore vi permette di raccogliere più segnale in meno tempo, perché quello che raccoglie il 50%, la metà, un fotone su due, va a perdersi, e quindi ci costringe a integrare il doppio per poter raggiungere lo stesso livello di segnale. E quindi questo è un aspetto molto molto importante. L'efficienza quantica è davvero un aspetto che va tenuto in considerazione con molta attenzione quando si acquista un sensore. Il secondo aspetto che andremo a vedere oggi è la full well capacity. La full well capacity, sempre prendendo l'esempio del secchio, e anche nella scorsa puntata vi avevo fatto vedere un esempio, ma è sostanzialmente, se noi immaginiamo i pixel del sensore come tanti secchi messi uno accanto all'altro, la full well capacity è la capacità di questo secchio, o meglio chiamiamola anche l'altezza. Se vogliamo chiamare il diametro del secchio la pixel width, quindi la grandezza dei pixel, l'altezza del secchio determina la full well capacity, ovvero quanta carica elettronica può arrivare a sostenere prima di saturarsi e non essere in grado di convertire più i fotoni in elettroni. Una camera che ha una full well capacity molto alta vi permetterà ovviamente di fare pose più lunghe, perché prima che si vada a saturare il sensore ovviamente occorre più tempo, e questo è un aspetto molto molto importante, soprattutto per chi fotografa da cieli con inquinamento luminoso, perché è facile immaginare che se avete una full well capacity, ad esempio come la mia ASI 1006, che è una full well capacity di circa 18.000 elettroni, se avete un inquinamento luminoso abbastanza presente, sappiate che quell'inquinamento luminoso andrà a riempire il secchio prima del segnale, per non lasciare poi spazio alle nebulosità più deboli, che hanno bisogno di più tempo affinché vengano fuori in uno scatto. Quindi, ricapitolando, la full well capacity, che è un valore che solitamente, almeno per i moderni CMOS, diciamo, va da un valore di 18.000, come nella mia ASI 1006, che penso sia una delle camere che abbia la full well capacity più bassa, fino a camere come la ASI 294 e anche la 2006, credo, che hanno una full well capacity enorme di oltre 50.000 elettroni. E ripeto, se fotografate da un cielo con inquinamento luminoso moderato o superiore, sicuramente è una cosa che dovete prendere molto molto in considerazione, perché è fondamentale. Full well capacity, altezza del secchio, capacità di contenimento. Delle CCD tendono ad avere una full well capacity più alta rispetto ai CMOS, questo perché hanno un rumore di lettura molto più alto. E qui subentra un terzo aspetto. Non parleremo del rumore di lettura, ne parleremo nella prossima puntata, ma subentra il terzo aspetto tecnico dei sensori per astrofotografia, che è quello dei bit, chiamiamolo profondità di bit della camera. E il convertitore, spesso voi leggete ADC, che sta per Analog to Digital Converter, che può essere a 12, 14 o 16 bit. Che cosa vuol dire? Allora, nel procedimento di acquisizione di immagini, i fotoni, che sono, diciamo, un segnale analogico che va a colpire il nostro sensore e viene convertito in carica elettronica, a un certo punto questa informazione va digitalizzata.
Per digitalizzare questa informazione c'è un convertitore che va a leggere le cariche elettriche e va a convertire questa informazione in bit. Che cosa vuol dire nello specifico andare a convertire in bit? Noi dobbiamo immaginare la profondità di bit o i bit della camera come, tornando sempre al famoso secchio, come se fosse una scala graduata sul nostro secchio. Maggiore sono i segnetti, le tacchette che noi abbiamo su questo secchio e più precisamente riusciremo a esprimere quanto è pieno il nostro secchio. Non so se mi seguite, se ci siete col mio ragionamento. I bit aiutano a definiscono il numero di sfumature, chiamiamolo così, o di valori di luminosità che un singolo pixel può raccogliere. Quindi se noi abbiamo una camera a 12 bit, i bit vengono rappresentati come 0 e 1. 12 bit vuol dire che noi abbiamo 2 alla 12esima combinazioni e per la precisione sono 4096, quindi avremo 4096 livelli di luminosità che poi vengono espressi in ADU, quindi Analog Digital Units. Se avete una camera a 14 bit, allora questo valore sale a 16.000 perché abbiamo 2 alla 14esima, e se avete una camera a 16 bit avrete 65.536 valori diversi, quindi da 0 a 65.535. I bit della camera, è importante anche dire che hanno una relazione con la Fugue Capacity e con il rumore di lettura. Infatti, che maggiore è il rumore di lettura in funzione della Fugue Capacity e più si abbassano i bit della camera, il range dinamico. Perché infatti i bit vanno a esprimere quello che noi chiamiamo spesso come range dinamico, ovvero il range dinamico è la capacità, o il range dinamico di un'immagine è quella capacità dell'immagine stessa di riuscire a esprimere quante più sfumature e gradazioni possibili tra segnale molto molto debole, quindi immaginiamo un colore nero comunque scuro con poca informazione luminosa, fino ad elementi molto molto luminosi che quindi tendono verso il bianco. E il range dinamico, a differenza invece della Fugue Capacity, è quello che ci dà ad esempio più contrasto nelle immagini, qualcosa del quale beneficiamo quando all'interno della stessa immagine abbiamo elementi molto scuri e elementi molto chiari, che so, nebulose oscure e nebulose a riflessione, o delle stelle particolarmente luminose di una magnitudine particolarmente alta. Quindi la profondità, o meglio scusate, i bit della camera è qualcosa che interessa se la vostra preoccupazione è quella di riuscire, o meglio anche di fotografare soggetti che abbiano una forte escursione di segnale, esposizione e luminosità. In quel caso avere una profondità di bit elevata è qualcosa che aiuta molto, perché altrimenti se il vostro range è compresso e avete solo 4096 valori per esprimere la luminosità di un singolo pixel, beh, immaginate che rispetto a 16.000 o 65.000 c'è una bella differenza, quindi avete molte meno sfumature. Se vi ricordate un po' i vecchi computer, quando c'era ad esempio il 256 colori, quindi 8 bit, e poi si è passato a milioni di colori, beh, vi ricordate un po' la differenza che c'era sui vecchi Windows? Quindi adesso le immagini sono davvero realistiche in true color, ma prima erano molto più scalettate, erano molto più visibili i passaggi da un colore o da un gradiente all'altro. Pertanto ragazzi, tenete a mente bene questi tre valori e andate a vedere bene le specifiche quando acquistate un sensore, perché la differenza poi nell'applicazione che andrete a fare nella vostra astrofotografia, il contesto nel quale fotograferete, la lunghezza delle pose che vi permetterà di fare questo sensore, dipenderà in maniera assolutamente cruciale nel modo in cui il nostro sensore andrà a rispondere alla radiazione luminosa proveniente da lontanissime galassie e nebulose del nostro universo.
per la puntata di oggi ci fermiamo qui. Abbiamo parlato di efficienza quantica, abbiamo parlato di full wide capacity e di bit della camera, che sono tre aspetti molto molto importanti che determinano il tipo di risposta che ha il sensore alla luce e giocano un ruolo fondamentale poi per il quanta integrazione dovremo fare, quanto lunghe le pose potranno essere, perché questo determina ad esempio la full wide capacity, quanto potremo esporre prima che si saturi il nostro sensore. L'efficienza quantica ci accorcerà i tempi se abbiamo un'alta efficienza quantica, quindi anche il tempo di integrazione totale, che è una cosa assolutamente da non sottovalutare. E infine i bit della camera determineranno il range dinamico e quindi soggetti che hanno grosse escursioni di luminosità all'interno del campo inquadrato, beh, sicuramente lì vorrete avere un range dinamico molto molto alto, o il più alto possibile. Abbiamo visto che i bit vanno da 12, 14 e 16, i CMOS si attestano a 12 e 14 e attualmente CMOS a 16 bit, che io sappia, che io ne sia a conoscenza, non ci sono, sono prevalentemente CCD. Comunque ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, se avete domande su questo argomento o volete dire la vostra fatelo nei commenti in basso. Io per questa sera mi fermo qui e come sempre vi ringrazio per essere stati qui con me e vi auguro una buona serata dei cieli sereni e ciao!